Stendi la tua mano su di noi, Signore. Volevo chiamare Clarissa che darà una testimonianza veloce. Chi ha pregato per Sara che era all'ospedale? Bravi, adesso lei sta benissimo, Clarissa ci racconterà un po'. Allora, cerco di essere breve, però voglio veramente farvi capire quello che è successo e voglio ringraziare voi perché vi ho sentito, anzi vi abbiamo sentito proprio come famiglia in una maniera grandissima. Da domenica che abbiamo iniziato per 3 o 4 notti a stare male, tutta la famiglia con un'influenza intestinale, di notte. Mercoledì, cominciamo da domenica sera, durante il giorno si rompe la macchina, si rompe la lavatrice, di sera alle 11, io e mio marito ci guardiamo in faccia e diciamo... Va bene, abbiamo capito chi vuole iniziare a rompere. E va bene, è finita lì. Abbiamo detto tanto sull'economia, la nostra economia appartiene a Dio, la nostra vita è nelle mani di Dio. Buonanotte, Signore, grazie. E siamo andati a letto. Però eravamo abbastanza sfiniti per le notti che non dormivamo. Mercoledì notte, dopo che ci siamo parlati di questo io e mio marito, tenendo presente che sabato Michele partirà per la Cambogia e noi avevamo appena vinto una battaglia in un campo rom che il comune ci ha autorizzato a usare una struttura per fare le cellule all'interno di questo campo rom, e questo è importantissimo, abbiamo lì realizzato il fastidio che stavamo dando. E allora ci siamo fatti una risatina, siamo andati a letto. E alle 2 di notte Sara si sveglia e inizia a piangere. Stava malissimo con questi crampi addominali, malissimo, malissimo, malissimo. Tant'è vero che a un certo punto chiamo la guardia medica e dico: guardi, la ragazza sta male, potete uscire un attimo. Viene la guardia medica, le spiego che già le avevo dato delle gocce per calmare questi crampi. E questo dottore, in una maniera molto superficiale, le fa una fiala di Plasil, di questo medicinale antivomito, che generalmente comunque si usa, l'ho saputo anche da altri medici. Il problema è che questo medicinale non va somministrato al di sotto dei 16 anni, perché dà gravi problemi. Il medico va via, non mi avvisa di niente, perché secondo me manco lui lo sapeva. Sara va a letto, 20 minuti dopo, erano le 3:20, 20 minuti dopo, le 4 meno un quarto, inizia a star di nuovo male con questi crampi e con il vomito. Ho detto: strano, perché questo medicinale doveva bloccare tutto. Sara scende, inizia a tremare, crolla a terra nel bagno, e pensando io che era stanca, la porto nel letto e chiude gli occhi alle 4 meno un quarto e inizia con questa bocca a delirare, senza però dire cose logiche, cioè iniziava proprio... E mi dice: sono male. E io aspetto 5 minuti, 10 minuti, la guardo e a un certo punto mi rendo conto che questo non è normale, non era la stanchezza, il sonno. Richiamo la guardia medica, mi dicono di richiamare l'ambulanza, chiamo l'ambulanza, arrivano e guardano la Sara che nel frattempo si contorceva nel letto sempre con questi occhi chiusi e questo delirio, e provano febbre, pressione, cuore, non erano alterati, quindi la ragazza per loro stavano bene. E vedevo, io poi col senno di poi ho capito, vedevo che andavano con una certa lentezza, e io però mi rendevo conto che non era normale quello che stava succedendo a mia figlia. Avevo capito che stava partendo, cioè avevo collegato anche da ignorante medicina, cervello, però loro sono i medici, ti tiri un attimo indietro. La portano nell'ambulanza in ospedale e vedevo che anche in ambulanza andavano piano, e credetemi, non vi dico che cosa avevo in corpo, cioè volevo dire: oh, muovetevi, sbrigatevi, però cercavo di impormi la calma. Arriviamo in ospedale, la prima cosa che fanno, aprono la porta, guardano Sara in barella che nel frattempo era bloccata perché era proprio un peso morto ed era entrata in questo stato di incoscienza totale, mi guardano e mi fanno: signora, ma questa è una crisi isterica,
è successo qualcosa alla ragazza, avete litigato. E io, stordita tra la stanchezza, tra non capivo che cosa stava succedendo a mia figlia, dico, crisi isterica, mia figlia, no, che cosa? Va bene, se la portano dentro. Nel frattempo però, vi voglio dire questo, ero nell'ambulanza e dicevo, devo chiamare qualcuno, però nel frattempo capivo che erano le 4 del mattino, a chi chiamavo? Però a un certo punto lo Spirito Santo mi ha detto proprio, chiesa prega. Chiesa prega. Allora lì ho capito che non potevo pregare né io né mio marito perché eravamo sfiniti, e poi anche il cuore, i sentimenti. E allora ho chiamato Virginia, ho chiamato Manuela, ho detto pregate perché qua non si sa che sta succedendo. E loro sono arrivati in ospedale, hanno pregato con me, hanno pregato loro per me, perché credetemi, io ero stravolta, cioè io sapevo che Dio c'è, la sua mano era lì, però vi dico che questo passaggio comunque di prova non è facile. E quindi niente, i medici, quando si sono resi conto che non era una crisi isterica, hanno chiamato il centro antiveleni per capire che cosa c'era. E praticamente Sara era entrata in questo stato di incoscienza, e tenete presente che dalle 4 del mattino alle 8-9 ha delirato continuamente con la bocca, era in uno stato di allucinazioni, non, guardate, io ero uno strazio vederla, andavo lì vicino alla sua testa e continuavo a dire sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù, Gesù, Gesù. E poi guardate, a un certo punto sono iniziati ad arrivare i vostri messaggi, e nel frattempo i medici mi dicevano dobbiamo aspettare, con l'angoscia nel cuore, perché tu dici, a cosa aspetti? Che danno può aver fatto questo medicinale? Avevo capito che manco i medici lì lo sapevano, tant'è vero che avevano chiamato il centro antiveleni, non sapevano. E poi hanno detto, guardi signora, almeno 24 ore per far passare, per far smaltire questo medicinale che ormai ha toccato il sistema centrale nervoso. Vi dico che dopo 7-8 ore, grazie alle preghiere, grazie all'amore di Dio, Sara ha iniziato a non delirare più, e dopo 8-9 ore ha aperto gli occhi. Io non vi voglio dire questo, e vi voglio prima di tutto veramente dire, prima di tutto gloria a Dio, l'hanno tenuta 2 giorni ancora in ospedale sotto controllo, però non ha riportato nessun problema. Dicono che questo medicinale non riporta nessun problema, non dà problemi, è solamente come se avesse avuto una grande intossicazione. Noi ce la siamo visti brutta, veramente. Però voglio veramente dirvi che vi amiamo perché abbiamo sentito il vostro amore, abbiamo sentito che avete pregato per Sara come se fosse figlia vostra. Io questo l'ho sentito in una maniera grandissima, e voglio dirvi però attenzione, perché Satana cerca sempre di sfiancare prima di tutto fisicamente, e io me ne sono accorta perché noi eravamo già sfiancati fisicamente, e poi se non ti rendi conto abbassi la guardia. Va bene, Sara adesso è qui con Gesù, tranquilla. Amen, che bello avere gente che prega con noi nei momenti difficili. Mia madre mi diceva sempre che nei momenti difficili noi scopriamo quanti amici abbiamo. Ed è bello scoprire di averne tanti e di poter contare con delle persone che magari neanche conosciamo tanto bene, non tutti conoscono. Chi conosce bene Sara? Conoscete magari la mamma? Eppure abbiamo pregato per lei e continueremo a pregare per ogni persona che sta chiedendo la nostra preghiera. Amen. Guarda la persona che è vicino a te e dili, io voglio incoraggiarti oggi. Io oggi parlerò dello scoraggiamento e dell'importanza di incoraggiare le persone. E il testo che userò è in Giovanni capitolo 16. Prima di questo avete ricevuto un foglio. Chi ha ricevuto un foglio mentre avete portato le vostre offerte? Ci sono scritte pagine celesti. Noi stiamo facendo su internet una pagina con tutti i vari mestieri, tutto quello che fate. Così che se abbiamo bisogno di qualcuno, chiamiamo magari uno di voi o qualcuno che conosciamo. Per questo qualsiasi cosa tu sappia fare, traduco, faccio la babysitter, faccio, non lo so, il manager, l'operaio, il dottore, qualsiasi cosa, compilate questo, che ci sarà un database e noi potremo anche aiutarvi, ci aiutiamo a vicenda. Se abbiamo bisogno di qualcosa chiameremo voi, se avete bisogno di qualcosa voi chiamerete altri, ok? Quindi se potete compilare per favore, magari compilate adesso, chi non ce l'ha può alzare la mano, c'è la Marina che passa con i fogli,
e dopo la Marina passerà sempre a ritirarli. Nel frattempo aprite le vostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni a capitolo 16. Ci siete? Giovanni? Chi ha la Bibbia? Alcuni mi dicono, pastore, non portiamo perché in questo luogo non vediamo. È vero anche quello, leggo io. Grazie. Vangelo di Giovanni, a capitolo 16. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Dì alla persona che è vicino a te, lo so che nel mondo ci sono dei problemi. Lo so che magari tu stai vivendo un problema, tutti noi viviamo dei problemi, ma abbi coraggio, perché Gesù ha vinto il sistema di questo mondo e anche tu vincerai. Dio ti ha chiamato per vincere. La Bibbia dice che noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Quindi Dio ha pensato in vittoria per noi. Amen? Per molti anni hanno predicato un Vangelo dove bisognava solo soffrire. Bisogna soffrire. Io mi ricordo alcune volte che dicevo a qualcuno, c'è questo momento difficile, brava, perché attraverso la sofferenza. O magari usiamo delle frasi un po' strane così. Ho sofferto così tanto che ho il paradiso garantito. Chi ha mai sentito questo? Ho sofferto così tanto che ormai il cielo è mio. Ecco, questo non c'entra niente con la Bibbia. La Bibbia dice che Gesù ha sofferto al nostro posto, perché noi non dovessimo più vivere nella sofferenza. Che non vuol dire che non capitano dei momenti difficili, ma lo stile di vita per essere salvati non è la sofferenza. Amen? Ma è la gioia. La Bibbia dice che il regno di Dio è pace, giustizia e gioia in abbondanza. Quindi noi dobbiamo essere pronti a sorridere. E Dio vuole che noi siamo felici. Chi è un genitore qua? Ok? Tu cosa vuoi per tuo figlio? Che sia infelicissimo? Vuoi vederlo soffrire così ogni volta che soffre lo guardi e dice bravo, perché la sofferenza tempra. È così che vuoi? Quando nasce tuo figlio, tu cosa pensi per tuo figlio? Spero che soffra, poi che abbia una ragazza la peggiore, così impara anche lui nella vita. Voglio che non trovi mai lavoro, così diventa bravo. Chi ha mai sofferto qua? Chi non ha sofferto, pregheremo per te, che sei bugiardo. Capita nella vita di tutti noi qualcosa di difficoltoso. Però, anche se, secondo voi, e Gesù dice così nel Vangelo di Luca, se voi che siete cattivi, nel senso che noi sbagliamo, abbiamo dei sentimenti, non andiamo in giro a raccontare, alla gente raccontiamo solo che siamo bravi, belli e che amiamo tutti, però guardiamoci così in faccia, veramente amiamo sempre tutti, non ce l'abbiamo mai? Non vogliamo mai che cada qualcosa nella testa di qualcuno in un momento perfetto? Che diciamo, perché non gli cade un fulmine? E Dio dice, se voi che siete cattivi, siete capaci di dare delle buone cose ai vostri figli, quanto di più lui? E dice, qual è il padre? Che il figlio gli chiederà un pezzo di pane e gli darà pietra. Quindi questa idea che Dio vuole che noi soffriamo, o quanto più soffri, non è Bibbia. Perché nella Bibbia dice che lui è venuto a soffrire al mio posto, ha preso su di sé il mio peccato, la mia morte, perché io abbia vita e vita in abbondanza. Giovanni capitolo 10, verso 10 dice che lui è il buon pastore.
ed è venuto per darci vita e vita in abbondanza. Che cosa vuol dire la parola abbondanza? Cos'è che vuol dire? Più che sufficiente. Adesso, un bicchiere d'acqua qua, no? Quanta acqua ho? Tanta. È abbondante? No, è tanta. Adesso vieni qua. Adesso vi farò un'acqua abbondante. È abbondante? Già che c'eri, era abbondante. Dammi la mia acqua. Adesso veniamo a pulire. Abbondante vuol dire più che necessario. Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiate vita. E vita abbondante. Cioè quel senso di vita che non è quello che basta, perché noi viviamo nel limite del basta. Speriamo che mi vada bene, ok? Non c'è nessuno malato, ok? Adesso non c'è, sembra economicamente stiamo come se vivessimo così, no? Speriamo, adesso tutto un po' in equilibrio. Gesù è venuto e ha detto: io sono venuto perché abbiate vita e vita abbondante. Quando noi viviamo con Dio, anche in mezzo alle tribolazioni, noi abbiamo questo senso di vita abbondante. Sapete quel momento dove noi siamo stragioiosi? Vi è capitato anche di essere stragioiosi, no? Dove sei là, magari salti sulle cose, non dice nessuno, quando succede qualcosa, quel desiderio, quando guardi, non lo so, un bel paesaggio, una cosa che ti riempie. Hai mai provato così? Che bello! Ecco, quello è vita abbondante, che è trasbordante, e questo è il desiderio di Dio per noi, non di sopravvivere. Dio è la persona che è vicino a te. Dio non vuole che tu sopravviva, Dio vuole che tu viva, e viva abbondantemente, felice. Sì, Gesù è venuto ed è morto sulla croce perché possiamo avere una vita felice. Ah, ma non ci saranno problemi? Sì, abbiamo appena letto: nel mondo avrete tribolazione. Ci sono dei problemi, tutti noi siamo sottoposti a problemi. A volte, appunto, una malattia può capitare, può venire un momento difficile, però se noi camminiamo con Dio, il senso e la certezza è la pace di Dio. Infatti dice: vi ho detto queste cose. Gesù stava raccontando un po' di come sarebbe morto e del Padre, perché abbiate pace in me. La pace in Dio non è una pace perché va tutto bene. Sono capace? Capace? Tutti di vivere in pace quando va tutto bene. Sì o no? Sì. Però siamo capaci solo quando amiamo e conosciamo davvero il Signore di vivere con pace anche quando non va tutto bene. È là che tu vedi quanto una persona ha fede. Cosa sta succedendo? E ti vedono contenti. E magari tu racconti un po' della tua vita e dici: di tutto. Proprio di tutto. E come mai sei così contento? Perché ho pace. Ho la certezza e so in chi ho messo la mia fiducia, e io ho messo la mia fiducia in Dio, non nella mano delle persone. Però lo scoraggiamento è una cosa che arriva, e quando arriva ci ruba questa pace che noi abbiamo in Dio. Come arriva lo scoraggiamento? La prima cosa che porta allo scoraggiamento sono le parole. Le parole, secondo la parola di Dio, la parola crea. Dio ha creato il mondo con la parola, e lui ha dato ai suoi figli anche questo dono, che è un'arma a doppio taglio. Tu puoi creare. Immaginiamo, allora arriva una persona da te e tu inizi a dire: che bella persona che sei, proprio mi piace, sei una persona simpatica, sei carina, ti occupi di tutte le persone, ma che meraviglia, che bello. Come ti senti? Bene, magari con un po' di falsa umiltà, no, proprio io. Però in fondo ci piace, sì o no? Anche quando dicono che sei carino ti piace.
ma come sei bello, ma dai, però dentro com'è che ci sentiamo? La ra 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 ra. No, figurati, anche solo quando uno ti dice ti sei tagliato i capelli, stai bene. Io oggi l'ho guardato e ho detto, cosa hai visto di notte? Come ci sentiamo? Che cosa genera dentro di noi? Benessere. Facciamo il contrario. Arriva una persona, ti guarda, magari neanche la conosci bene, e dice, che brutti questi capelli. Cosa genera dentro di te? Adesso l'ammazzo, neanche mi conosci, vieni qua. Cosa genera dentro di te quando tu sei là contento, hai preparato delle cose per la persona che ami, la persona arriva e dice, cos'è che hai preparato? Uffa, non mi piace questo. O invece, grazie che mi hai preparato la cena. Non è un dovere, non c'è scritto da nessuna parte che le donne devono preparare o gli uomini del cibo per l'altro. Sapete che non c'è scritto nella Bibbia questo? Non è meraviglioso che non c'è scritto? Non c'è niente di dovuto, noi non dobbiamo niente, lo facciamo perché amiamo. Quando iniziamo a fare le cose perché dobbiamo, perdiamo il piacere. Amen. Lo facciamo perché amiamo. Allora, che bello quando le parole genero. Allora, se io genero amore, affetto, incoraggiamento, una persona fa una cosa e tu gli dici, bello quello che hai fatto. La persona il giorno dopo che dovrà rifare quella cosa per te, come si sentirà? Vorrò lavorare per te o no? Dirà, certo che voglio lavorare, ogni cosa che faccio mi dice, bravo, che bello, che meraviglia, che bello che sei qua, che bello che lavori. Com'è che ci sentiamo? Bene. Quando noi diciamo delle brutte cose, come ci sentiamo? Male. E quando non diciamo niente? Male. Quindi le parole generano, e le parole generano anche scoraggiamento. Gli amici di Giobbe. Allora Giobbe si ritrova malato, immagina uno malato, arriva il tuo amico, tu sei già malato, ti sta capitando di tutto, ti è morta la famiglia, hai perso tutti i tuoi averi, lo guardano e dicono, e cosa hai fatto Giobbe, è colpa tua? Ed è pieno di gente così, uno dice, sì mi è venuto un dolorino qua, ah l'ultimo che ho saputo di questo ho avuto un cancro, curati, che cosa genera nella persona? Il dottore mi ha detto che devo operarmi, non preoccuparti, noi pregheremo con te, magari neanche dovrai operarti perché noi crediamo in un Dio di miracolo. No, mi hanno detto che non c'è niente da fare, non importa, noi siamo qua vicino a te, nella buona e nella cattiva sorte. Se tu sarai guarito saremo qua a gioire con te, se non sarai, saremo vicino a te finché vai al Signore. Però siamo qua con te, capisci? Ho un coso qua. Ehi. Parole, stai attento alle parole che tu dici, le parole segnano il cuore delle persone, le parole possono essere come una spada. Sapete che molte volte ci sono dei problemi nelle famiglie e in genere sono più gli uomini, anche se i tempi stanno cambiando, che picchiano le donne. Ci sono tante donne che picchiano gli uomini anche. Però come sono meno forti allora si vede di meno, ma ci sono. E sapete perché la violenza è più l'uomo che picchia la donna? Perché l'uomo reagisce fisicamente e la donna con la lingua. Ogni volta che sento queste coppie, a un certo punto lei ha un dono così veloce che lui, non sapendo ribattere, la picchia. Quindi arrivo... Lasciami... Ed è l'arma questa, non è vero? Solo gli uomini dicono, sì, è vero. Perché hanno un'arma. E come la donna è più veloce, perché dicono che la donna cos'è? Dica 9.000 parole contro 3.000 degli uomini. Immagina nel litigio, è 3 contro 1, mentre lui dice, amore... E allora lui, non sapendo, con le parole difendersi, tira fuori i muscoli. E qua nascono disastri. Però se noi impariamo con le parole a incoraggiare, con le parole a parlare, perché ci sarà un motivo perché Dio ci ha dato la bocca. Ed è per parlare. Adesso domanda alla persona che è là vicino a te, perché Dio ti ha dato due orecchie e una bocca? Allora, Dio è perfetto. E lui ci ha fatto in un modo perfettissimo.
Perché non hai due bocche e un orecchio? Non basterebbe un orecchio qua in mezzo, per esempio? Un bel orecchione qua e qua due bocche? Adesso sembra un mostro, ma ci saremmo abituati. Avremmo messo l'orecchino qua, sarebbe molto carino. Certi lo mettono comunque. Perché noi dobbiamo ascoltare doppiamente, però dobbiamo anche saper parlare. Ogni volta prima di aprire la bocca, Gesù nel Vangelo di Matteo dice che noi saremo giudicati per ogni parola che esce dalla nostra bocca, anche per ogni parola oziosa. Che cosa vuol dire? Inutile. Usiamo la bocca a volte solo per parole inutili. Inizia con la B, beautiful, con la G, gossip, e così via. Allora impara, prima cosa, puoi essere scoraggiato con le parole. Chi si ricorda della storia in Prima Re, capitolo 19, della profeta Elia? Elia aveva distrutto 400 profeti di Baal. Immagina uno che li sfidava, venite qua voi, vi faccio vedere il mio Dio, mettete anche dell'acqua, loro hanno fatto un sacrificio e chi faceva bruciare il sacrificio era da Dio. Allora Elia diceva, metti anche dell'acqua sopra il legno, il mio Dio brucia comunque, Dio ha bruciato anche l'acqua. Forte di sé, arriva un messaggio, Elia, la regina Jezabel ha deciso che ti farà fuori per quello che hai fatto. Che cosa ha generato? Scoraggiamento. Lui che era felice, io sono un tipo forte. Ti faranno fuori. Cosa ha fatto Elia? È fuggito nel deserto per una parola di una donna. La parola l'ha scoraggiato. E Dio cosa ha dovuto fare? Dire Elia non è così, ci sono altre 7.000 persone come te, vai Elia. Dio ha dovuto tirarlo fuori da questa situazione, perché lo scoraggiamento ci blocca, lo scoraggiamento ci fa fuggire. Come? Io che faccio tutto per Dio e mi capita questo. Tu devi continuamente rimanere con il cuore saldo. Quello che leggi con me è Proverbi 24:10. Proverbi 24:10. Guarda cosa dice, che meraviglia. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Se nel momento difficile tu fuggi, è perché sei una persona debole. Allora non è un problema essere una persona debole, possiamo chiedere a Dio di aiutarci. Però è proprio nei momenti difficili che noi non dobbiamo stare là ad ascoltare ciò che dicono, ma ascoltare ciò che Dio dice. Abbiamo un'altra storia ancora, Davide e Golia. Come vinceva Golia, oltre ad avere 2 metri? C'era tutto un esercito che aveva paura di Golia. Lui li insultava e diceva, voi non ce la farete mai. E insultava, voi non siete nessuno, voi non avete forza. E c'era un esercito contro un uomo, nessuno aveva il coraggio. Perché? Perché lui con le parole. Quando io ero piccola, forse anche voi a scuola, c'erano sempre quei teppisti che con le parole ci facevano paura. E da piccoli noi credevamo, se tu vieni qua, io vado fuori, ti spacco la faccia. Allora noi avevamo certi amici che dicevano, oh, quello là spacca la faccia a tutti, stiamo attenti. Però vincevano nel grido. Anche io ero così. E dicevo alle mie amiche, infatti una mia amica qualche anno fa mi ha guardata e mi ha detto, io ero terrorizzata, non sopportavo neanche venire a casa tua. Io ho detto, perché? Perché ogni volta che litigavamo tu mi promettevi delle cose pazzesche. Io. In fondo non ho mai picchiato nessuno, però la parola che mette intimidazione, non permettere a nessuno di bloccare quello che tu vuoi fare, non permettere a nessuno con le parole di dire che non sei capace, che sei inutile, che non lo puoi fare, perché le parole generano. Quanti bambini sono cresciuti ed adulti sono insicuri perché i genitori cosa gli hanno detto? Non sei capace, non sei bravo, non ce la farai mai. E cosa che hanno creduto loro? Che cosa hanno generato queste parole? Sono incapace, non ce la faccio, non potrò fare mai. Quanti hanno fatto dei mestieri diversi perché volevano fare qualcosa? Voglio fare l'attore. Cosa vuoi fare l'attore? Vuoi morire di fame? Uy! Questa era Milano. Poi dicevano qualcosa con la P. Figurati!
Cosa vuoi fare? Devi fare l'avvocato! Perché non fai l'artista? No, cosa farò io con l'arte? Ma non sei bravo a fare l'avvocato? Sì, però mio padre mi ha detto che devo fare l'avvocato. Cosa abbiamo generato nel cuore di questi ragazzi? Paura, paura di essere quello che vogliono essere. Dio ci ha resi liberi, non permettere mai a nessuno di scoraggiarti, non permettere mai a nessuno di tagliare le tue gambe mentre stai correndo. Dio ci ha creato per correre, amen. Dillo al tuo amico, Dio ti ha creato per correre, vai dritto, non guardare né a destra né a sinistra. Chi si ricorda delle spie nel libro di Numeri a capitolo 13 verso 27? Vanno nella terra che Dio gli ha promesso. Dio gli ha detto: questa è la vostra terra, corri, prendi possesso. Vanno nella terra. Cosa guardano? Un'altra cosa che ci porta a scoraggiamento. Quello che vediamo. Allora sono felici, dicono: dai, Dio ci ha dato questa terra, la conquistiamo. Arrivano nella terra e dicono: chi viveva in quella terra? I giganti, una popolazione che secondo la Bibbia aveva più o meno 2,10 metri. Ti puoi immaginare gli ebrei che dicono: li ammazziamo tutti, arrivano là. Nascondono le armi, tirano fuori i fiori. Hanno avuto paura subito, hanno guardato e hanno detto: noi non ce la faremo mai, sono giganti, la terra è bellissima. Di 12 persone che sono andati là, erano 12 spie che andavano a vedere la terra com'era, solo due, Giosuè e Caleb, hanno visto con gli occhi di Dio. Hanno detto: è vero, la terra è piena di giganti, ma lo stesso Dio che ha aperto il mare perché fossimo liberati dal Farao sarà il Dio che ci farà entrare a battere i giganti. Lo stesso Dio che ha mandato piaghe, che ci ha salvato, che ci ha parlato, lo stesso Dio sconfiggerà i giganti per me. E solo loro sono entrati in quella terra. Gli altri 10 sono morti nel deserto e sono morti esattamente come si sono visti, perché sono arrivati dal popolo e hanno detto: sai cosa sembravamo? Sembravamo delle cavalette vicino a loro. Come muoiono le cavalette? Nel deserto, secche. Come sono morti i 10? Nel deserto, secchi. Perché tu sei quello che riesci a vedere, tu sei quello che puoi vedere e i tuoi occhi sono molto importanti, anche come tu ti vedi. Guardiamo un passaggio nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, verso 22. State seguendo? Matteo 6, 22. Guarda cosa dice. La lampada del corpo è l'occhio. Matteo 6, 22. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce in te, dite com'è, in te, è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Gesù sta parlando in parabole, sta dicendo: il modo come tu vedi la vita fa di te una persona piena di luce o piena di tenebre. Il modo come tu vedi le cose, il famoso bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Uno dice: arriva la crisi, 10% di disoccupazione. Ecco, perdo il lavoro, lo sento. Sento che questo 10% ci sono dentro anch'io. Ma perché ci devi essere dentro anche tu per forza? Non potresti essere nel 90%? Arriva la A. La febbre, mi sento già male, l'ho presa, sono sicuro che l'ho presa, ma perché la devi prendere sempre tu? Qualsiasi cosa succede, tutto va male. Avete presente queste persone? Vedono sempre le persone con un occhio malato, guardano e dicono: l'Italia è un disastro, so come ce la faremo con questo governo. Perché non inizi a pregare perché cambi tutto? Perché Dio faccia un miracolo. Dio lo può fare. Vogliamo essere qua coloro solo che si lamentano? Vogliamo fare qualcosa? Il matrimonio, non sposarti, poi ti lasciano sicuro! Perché il tuo matrimonio non può essere quello che va bene? Perché deve essere quello che non va bene? Perché le statistiche,
tu sei figlio di Dio, se tu segui questa parola sei fuori dalle statistiche, sei nella statistica di Dio, amen, sei nella statistica di Dio. Io celebro una marea di matrimoni e voglio dirvi, di tutti i matrimoni che ho celebrato, due, ne ho celebrato tipo 100 e qualcosa, due, non sono andati bene. Uno perché era un tipo rapazzo, l'altro perché era alcolizzato. Perché se noi seguiamo i principi di Dio va bene. Amen? Va bene, deve andare bene. Lui ci ha insegnato in questa parola come vivere bene anche il matrimonio. Lui ci ha insegnato anche come sopportare le persone, come tornare ad amare le persone. Abbiamo avuto dei matrimoni recuperati che senza Dio erano sicuro distrutti. Ma adesso cosa faccio? Perché io sono sposato 15 volte adesso che sono venuto qua. Rincomincia da oggi. Rincomincia oggi a camminare secondo i principi di Dio. Se no, anche se sei sposato 15 volte, ci sarà anche la 16esima, la 17esima e così via. Perché il cuore dell'uomo è sempre insoddisfatto. È così, guarda. Nasciamo. Ok, che bello, adesso nasciamo e poi voglio essere qualcuno. E passiamo quasi tutta la nostra vita a voler essere qualcuno. Allora, chi fa il nuoto da piccolo pensa di essere un campione, poi chi fa la box pensa di essere un campione, poi alla fine magari non sei un campione, però sogni. Poi inizia a crescere. Vediamo che cosa farò nella vita, devo essere qualcuno, che cosa faccio? Quasi tutti vogliono essere, poi un po' cambia, medico, avvocato, calciatore, adesso ci sono anche quelle che vogliono fare le velline, che Dio abbia misericordia di loro, e poi, sì, non voglio neanche aprire una parentesi, uno che vuole fare la velina da grande, vuol dire che manca una velina in testa. Che cosa? Voglio diventare famoso, allora penso e lavoro per questo e dico sì, poi divento, magari divento, lavoro, faccio la mia università, ho anche un buon lavoro, perché non è che devi conoscere Dio per avere un buon lavoro, puoi avere un buon lavoro anche se non lo conosci. Hai un buon lavoro, hai una buona professione, allora dice devo trovare una persona e trovi una persona che ami, magari anche la sposi. Il problema è che prima lotti per essere qualcuno, poi diventi qualcuno. E dopo che sei diventato qualcuno, cosa succede? Non mi basta. Anche se sono il massimo. Ho avuto tutto della mia professione. Non mi basta. Allora devo avere una persona giusta. Quella donna, quell'uomo, non mi bastano. Perché li guardo e dico, come mai ho potuto amare questa persona? Allora inizio a cercare altrove. E cerco un'altra persona. E magari ancora un'altra. E però anche se all'inizio mi sembra che sia la persona giusta, passa un po' di tempo e dico, non mi dà tutto quello che dovrebbe darmi. E continuo a cambiare. Ognuno si appoggia da qualche parte per riempire dentro. Chi cerca di essere più famoso, chi cerca di avere un milione di donne, sempre faccia permettendo, ognuno in accordo con le proprie possibilità. E cerchi. Però anche se hai tutte queste cose non ti basta mai. Io voglio darti una buona notizia. Non ti basta mai perché ti manca Dio. Non è nella moglie, nel marito il problema. È in te. Eterna insoddisfazione. Ti manca parlare con Lui. Ti manca conoscere il Re dei Re. Ti manca stare alla Sua presenza. Io ieri sera, ero a Catania ieri, sono tornata. Sono stata a casa, ho messo così una canzone di adorazione, era la presenza di Dio, pregavo per voi, piangevo, dicevo Dio che bello, che bello, che bello, non c'era niente, c'era solo Lui e io avevo in quel momento la vita abbondante, ero stanca ma c'era abbondanza di vita, Lui c'è, quindi io riesco ad amare le persone e anche se non ci fosse nessuno sono soddisfatta perché noi abbiamo un buco nel cuore a forma di Dio. Quando tu lo trovi, ti va bene anche la moglie che è di fianco, anche il marito, anche il lavoro. Dice, ma sì, ma non vuoi più far carriera, non hai più bisogno di dimostrare niente a nessuno, sei felice perché Dio ti ama. E sai cosa vuol dire sentirsi amati da Dio? Vuol dire tutto. Non sto parlando del Dio Pasqua, Natale, la croce, andiamo, l'incenso, tutto questo è religione e tutte le religioni fanno male, anche quella evangelica.
quello che fa bene è un rapporto con Gesù Cristo, è un rapporto con Dio, e chiacchierare con Lui e amarlo e stare alla sua presenza e godere della sua presenza e svegliarsi e dire ciao Signore, che bello, che bella giornata, e poi guarda e dice no, non nel senso del tempo, nel senso che tu sei buono. È quello che ho fatto questa mattina. Ah, sei proprio buono, Signore. Non hai la depressione d'inverno? Non è meraviglioso? Perché c'è la nebbia e dice che bello che c'è la nebbia. C'è la neve e dice che bello. Chi è contento se c'è la neve? Perché ho letto un libro che ai milanesi non piace, quindi voglio contare quanti milanesi ci sono. Va bene! Avere una visione benevola della vita ti aiuta a vivere pieno di incoraggiamento. Anche se una cosa non va bene, non importa. Io quando stavo partendo per Catania, guarda com'era, dovevo partire, c'era l'aereo e c'era la neve, vado a prendere la macchina, non si apre, è rimasta chiusa, allora cosa? Allora dico non importa, prendo un taxi, non c'era un taxi, e dico non c'è problema Signore, prenderemo il tram, e prendo il tram con le mie cose, vado nel tram, però sono andata ridendo. Poi ho trovato un tassista e abbiamo riso insieme, gli ho parlato di Gesù e lui mi ha detto ma lei sa che nella giornata di oggi è l'unica di buon umore che ho portato in giro? E io mi sono messa a ridere e ho detto che bello, e mi ha detto vivo a Milano, lui era romano, vivo a Milano da 10 anni, ma poca gente di buon umore, anche gente che parla con i tassisti. Non li troviamo, sempre in silenzio. Allora io ho detto, sì, ma io sai, mi è successo. E dice, ma è contenta lo stesso? E dico, certo, Dio mi ama, ho le gambe per prendere il tram, ho trovato lei, ho i soldi per pagare, questo è magnifico. Amen? Una visione benevola, limpida, ti farà essere una persona migliore, non tenebrose. Perché c'è la gente che è così, no? Mattina, buongiorno, sono arrivato in ufficio. Non voglio dire le parolacce perché non le dico, ma inizia con la C. Che cosa vogliono questi qua? Che tempo! Vai un caffè! La cosa io li chiamo. Magari arrivi sorridente, buongiorno! E dà anche fastidio che dai, dici buongiorno. Cosa vai con questa faccia che ridi? Cosa è successo? Perché è peccato ridere, a Milano non si può, bisogna avere il muso lungo se vuoi essere dentro il contesto. Devi essere arrabbiato con tutti, col governo, con la gente, con e cose, vai dal dottore e non capiscono niente, vai dallo psicologo e non capiscono niente, vai dalla persona e non capiscono niente, e legge i giornali e non capiscono niente, la destra non capisce niente, la sinistra non capisce niente, i verdi non capiscono, nessuno capisce niente, capiscono solo loro. È ovvio che la tua vita andrà male e voglio uscire anche dalla Bibbia, un secondo con te. Hanno fatto in Inghilterra un'indagine, hanno scritto anche un libro, si chiama Fattore Fortuna, lo potete anche trovare, di questo psicologo che diceva la fortuna non esiste, esistono le persone di buon umore e le persone di cattivo umore, e hanno fatto su 1000 persone questo test, hanno lasciato 500 euro per terra in un bar, senti, 500 euro per terra in un bar, e hanno segnato le persone che vedevano i 500 euro, i tenebrus, caffè per favore, che incubo, che giornata, il corriere oggi, quelli di buon umore, io e qualcun altro, 500 euro, bellissimo! E ha scoperto che su 900 persone, 60 che vivevano di buon umore, hanno visto i 500 euro. Che fortuna! Perché avevano gli occhi, stando alla Bibbia, limpidi. Gli occhi che riescono a vedere e che riescono a vedere anche oltre al loro naso. Vai in ufficio e riesci a vedere quello che non sta bene. Ste, oggi tu non stai bene. Perché non vedono, se tu sei nelle tenebre, tu non vedrai nessuno. Sei là, tua moglie è là, ti amo, ho bisogno di te, ti fa vedere un po' triste, e tu non vedi, arrivi, cammini sopra di lei, sopra il coso, non vedi, sei cieco. E uno dice voglio il divorzio. Ma come vuoi il divorzio? Noi viviamo benissimo,
quando è che abbiamo mai litigato? Perché tu non stavi bene con me. No, dire la verità, è da 2 anni che non mi vedi. Io? Come ho potuto non vederti? Appunto, come hai potuto? Perché sei cieco, vivi nelle tenebre, vedi sempre le cose che non vanno, alza gli occhi. Ah, pastore, ma io non ho buoni motivi. A volte neanch'io, ma io guardo là. La Bibbia dice, Ebrei capitolo 12, noi corriamo con gli occhi fissi su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede. Non guardo le circostanze, guardo ciò che Dio può fare per me e così vivrò incoraggiato, felice di quello che succede nella mia vita. Amen. Quali sono le conseguenze dello scoraggiamento? Mi blocca, mi fa venire paura, perché genera insicurezza. Quali sono invece le conseguenze dell'incoraggiamento? Mi fa andare avanti. Se arrivo e dico, non so se sono capace, certo che sei capace. Non so se posso fare, certo che puoi fare. Non so se, certo che ce la puoi fare. Tu, soprattutto se sei un genitore, un educatore, devi sempre dire, ce la puoi fare sicuro. E se noi siamo in Dio, la Bibbia dice che non c'è nulla di impossibile per coloro che credono. Nulla, 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 nulla. Vi racconterò e concludo la storia di una persona. C'è oggi in Brasile un ministro che è una donna che ha iniziato a studiare a 22 anni. Lei veniva dall'Amazzonia e non sapeva né leggere né scrivere. E racconta sempre, cresciuta logicamente in grande povertà, quando iniziava a dire che voleva fare qualcosa per la gente. E racconta sempre della gente che la guardava e gli diceva, metti i piedi a terra, ma tu cosa vuoi fare per la gente che vive alla fine del mondo? Sei una famiglia povera, sei una persona, neanche sei bianco, quindi qua sei dell'Amazzonia. Dove vuoi andare? Smetti di pensare a queste cose. Come per dire, guarda, visto il colore della tua pelle, visto che sei povero, non sarai nessuno, metti il cuore in pace. Poi ha trovato qualcuno invece che ha creduto in lei, Gesù. Ha letto la Bibbia e ha capito che non c'era niente di impossibile se tu davvero credevi che Dio possa aprire una porta per te anche dove una porta non c'è, che Lui può aprire una porta anche in mezzo al deserto, che Lui ti può far camminare sulle acque, che Lui può aprire il mare per te e può davvero fare qualcosa che nessun essere umano fa. E oggi questa donna è ministro nel governo brasiliano. Non è pazzesco? Io sono stata in Washington con un'altra, oggi segretaria di Stato, prima ministro delle opere sociali, cresciuta nelle favelas, credente. Sono stata in giro e lei, siamo passati in America, a Washington, proprio là nella, dove vanno tutti i politici, e lei ha detto, il governo americano mi ha applaudito in piedi un giorno in quel posto. E io ho detto, wow! E lei ha detto, ma io do gloria solo al mio Dio, perché tutti mi hanno detto che ero povera, vivevo nelle favelas e non potevo, ma io pregavo e dicevo, Dio, fammi fare qualcosa per la mia nazione, Dio, apri le porte perché io possa fare anche se nessuno crede in me. Applaudita in piedi davanti al palazzo del Congresso negli Stati Uniti. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire qualcuno che ha creduto in ciò che Dio dice di noi e non in ciò che le persone dicono di noi. E Lui dice che tu sei suo figlio. Lui dice che la gioia è su di te. Lui dice che ha una vita abbondante per te. Lui dice che la sua presenza sarà sempre con te. Lui dice che non ti lascerà mai e non ti abbandonerà mai. Anche se tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non lo farò mai perché io sono il tuo Dio. Lui dice io credo in te e tutto è possibile per coloro che credono e ci invita a credere a questo. E la scelta è nostra. Noi cosa vogliamo fare? Solo perché il mondo porta delle tribolazioni, vogliamo entrare nel giro del mondo o vogliamo avere coraggio perché Lui ha vinto il mondo e ci aiuterà a vincere con Lui? Non desistere. Voglio concludere dicendoti questo: non smettere di credere. Noi viviamo in un mondo dove tutti vogliono che noi smettiamo di credere. Credere in cosa? Ma sì, ma dimmene. Guarda la loro vita. Guarda la loro vita. Nella Bibbia c'è un passaggio che amo, in Isaia, che dice così: Dio ha gli occhi su tutta la terra e cerca per vedere se esistono persone intelligenti che credono in Lui. E di qua io capisco già che sono gli ignoranti nella terra. Quando iniziano a dire, ma dai, dico, non intelligente. Ma forse sei intelligente.
Perché lui dice, se solo sei intelligente, tu credi. Se solo, anche se non usassi la fede, se solo tu usassi il cervello, tu decideresti di credere, perché c'è. Non puoi spiegare tutto, non può essere che noi nasciamo, corriamo, viviamo, lavoriamo tutto l'anno per un mese di vacanza d'agosto e qualche giorno di Natale. Non può essere che fai dei figli, che ti sacrifichi, che piangi per finito. È stato bello? Ti è piaciuto? Io vorrei morire subito se fosse così, dico scusa, chi ce lo fa fare? No? Venite, sparatemi, andiamo. È per questo che alcuni si ammazzano, perché smettono di credere. Non smettere di credere. Non seguire gli increduli. Segui gente che ha fede. Non stare in mezzo alla gente che ti scoraggia sempre. Stai in mezzo alla gente che crede. Vedete, quando c'è una malattia, stai in mezzo alla gente che crede. Smetti di cercare quelli che non credono mai a niente. Noi abbiamo visto miracoli. Io ho visto miracolo nella mia vita e nella vita degli altri. Sì, attraverso gente che crede che Dio possa cambiare anche la storia della scienza. Perché no? Lui è Dio. Poi succede come il dottore che quando guardava la mia lastra diceva, no, ma non è possibile, hanno sbagliato. Dico, dottore, ho altre tre lastre fatte in tre giorni diversi. E certe cose noi non possiamo spiegare. Fantastico. E non potrete spiegare mai, perché lui, nessuno può conoscere i suoi pensieri, nessuno può giudicare le sue vie. Continua a credere. Ah, ma tanto difficile, continua a credere. Vuoi che ti racconti quante volte sono stata in ginocchio piangendo, Dio, non so cosa fare, non so dove andare, non so che decisione prendere, ma io ho deciso una cosa, io metto i miei piedi in profondità nella sua parola, e anche quando non capisco niente, io così vengo vicino alla Bibbia e dico, Signore, non capisco niente, ma tu hai detto che così io credo. Lui non ci ha chiamato per capire, ci ha chiamato a credere. È per fede che si conquistano le promesse di Dio. Amen? Alziamoci. Chi conosce l'Apostolo Paolo? Avete mai sentito parlare dell'Apostolo Paolo? Chi si ricorda che cosa è successo alla vita dell'Apostolo Paolo? Allora, dovunque andava lui, lo picchiavano. La Bibbia dice che lui è stato per 5 volte picchiato 39 volte, perché secondo la legge ebraica, se tu picchiavi una persona per 40 volte non potevi più picchiarla. Allora loro lo picchiavano 39, aspettavano un po' e ricominciavano, 39, aspettavano un po' e ricominciavano, 39, furbi già allora. E uno dice, Paolo, fuggi allora. E lui dice, io voglio incoraggiarvi a dirvi che sicuramente ci saranno persecuzioni, afflizioni, ma noi siamo in Cristo Gesù. Amen. Grida a lui nei momenti difficili. Lui è vicino a coloro che hanno il cuore afflitto. Noi vogliamo pregare. Vogliamo chiudere i nostri occhi e parlare con Lui. E oggi voglio incoraggiarti a credere e a continuare nella tua fede. Non desistere. Se tu smetti di credere, verrai scoraggiato. Paolo non era scoraggiato, perché quanto più picchiavano, lo mettevano in prigione, più lui diceva, wow, il mio Dio è magnifico. C'è stata una volta dove lui voleva molto andare in Spagna, però non c'è mai andato. La Bibbia non racconta di Paolo in Spagna. Proprio quando stava per partire per la Spagna l'avevano messo in carcere ed è stato là. Uno avrebbe potuto dire, però Signore, volevo andare in Spagna a servirti, eppure mi metti in carcere. Sapete cosa è successo in quel periodo? Ha scritto 3/4 del Nuovo Testamento, perché era in carcere. Forse se eri in Spagna, noi oggi non avremo il Nuovo Testamento. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Tu ami Dio? Chiedi alla persona che è vicino a te, tu lo ami? Perché se tu lo ami, lui farà in modo che tutto succeda per il tuo bene. E io non sto dicendo io so che Dio esiste, sto dicendo se tu lo ami. Mi ami tu, Pietro? Sì, Signore, se tu mi ami, pasci le mie pecore. Chi ama Dio lo segue e aiuta gli altri. Tu mi ami?
tutto concorre al bene di coloro che lo amano. Ah no, io so che Dio c'è, sì, penso che ci sia. Non sto parlando di questi. Sto parlando di Giovanni capitolo 1 verso 12. Lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio solo a coloro che l'hanno ricevuto. Non sono tutti. Ah, siamo tutti figli di Dio. Non è Bibbia. Non sei figlio di Dio se tu non l'hai accettato. Sei una creatura di Dio. Figlio è diverso. Hai un papà? Figlio è così, guarda. Ciao papi. Creatura è così. Oh, c'è qualcuno? Il figlio sa l'indirizzo della casa del padre. Il figlio conosce il battito del suo cuore. Il figlio è innamorato di lui perché lo conosce. Lui ha dato diritto, parola legale, di diventare figli a coloro che l'hanno ricevuto. Sì Gesù, sei venuto sulla terra, ti voglio. No, sì, è venuto sulla terra, ma io non voglio. Quelli non sono figli. Figli sono coloro che l'hanno ricevuto. Se tu oggi vuoi riceverlo o se tu l'hai già ricevuto, sappi questo: tutto concorre al tuo bene. Ah, ma tu non sai. Io non so che caos c'è nella tua vita, ma io so una cosa: tutte le volte che c'è stato un caos nella mia, io l'ho ringraziato comunque. Lui ha preso il caos e ha trasformato in una benedizione, e oggi io lo lodo perché Dio è Dio e Lui custodisce i miei passi anche nei momenti più difficili. Signore, è bello stare nella tua presenza. Abbiamo parlato di te, oggi vogliamo parlare un pochino con te. Ognuno di noi, nel profondo dei nostri cuori, a volte siamo scoraggiati, arrivano brutte notizie, ascoltiamo e vediamo delle cose tremende, ma noi abbiamo scelto di non vivere per ciò che vediamo, né per ciò che sentiamo, né per ciò che tocchiamo. Abbiamo scelto di vivere per ciò in cui crediamo, e noi crediamo in te. Deponiamo la nostra vita davanti al tuo trono oggi e vogliamo invitarti a continuamente prenderti cura di noi. Metti davanti a lui adesso il tuo problema, da dove sei scoraggiato, dove dici non so se ce la posso fare, e prendi forza in Gesù. Di da solo non potrò mai farcela, ma tu sei il mio pastore e io non manco di nulla. Dammi la mano, Signore. Aiutami oggi con la tua grazia. E se tu non hai mai accettato Gesù, invitato Gesù nella tua vita, la Bibbia dice, Apocalisse 3:20, io sono la porta e busso. Come fa a bussare? Così, usando me, un altro. Oh, ci sei? Ti sto parlando di me. C'è qualcuno? E dice, se tu aprirai la porta, lui entra e cena con te. Non dice che fa un pranzo con te, dice che cena. È in quel momento dove siamo rilassati, non siamo preoccupati con il lavoro, non siamo preoccupati con niente, ceniamo e siamo là a chiacchierare con lui, avere intimità con lui, avere comunione con lui. E io voglio invitarti oggi, proprio oggi, ad aprire questa porta se tu non lo hai mai fatto e invitare Gesù ad entrare. Permettili solo di entrare. Una volta mi hanno detto di permettere a Gesù di entrare e io ero entrata in un posto come questo ed ero dietro una colonna, ti uso da colonna, e dicevo così: questi qua secondo me sono pazzi, guarda come pregano, guarda lì là che alza la mano, chiudi gli occhi, ma è vero o non è vero? Che gente un po' strana. Oggi sono qua, capo degli strani. Ho deciso di aprire la porta del cuore a Gesù e ho dovuto ammettere che lui poteva cambiare la mia storia. Per questo, se tu non hai mai fatto questa preghiera, io voglio invitarti a venire qua a farla. Una semplice preghiera. La Bibbia dice: col cuore si crede, con la bocca si confessa che lui è il Signore. Il Signore vuol dire: occupatene tu oggi della mia vita. Io non capisco niente, però occupatene tu oggi della mia vita. Se vuoi, io te la do, tienila, prendila in mano. Non mi interessa che cosa dicono le persone, perché sapete, davanti a Dio non ci saranno gli amici, le persone, ci sarai solo tu e lui.
e lui ti guarderà e ti dirà: oh, che bello che sei venuto. E io voglio invitarti oggi a non guardare che cosa pensano. La fede è qualcosa di così intima, di così personale, non c'entra niente con gli altri. Per questo, se non hai mai fatto questa preghiera, anche tu là sopra, corri qua davanti oggi. È una semplice preghiera, non ci devi dare niente, non ti daremo niente. È tra te e Dio, però è una preghiera che permetterà a Lui di cambiare la tua storia. È come se tu gli stai dicendo: tu mi hai dato la libertà, io te la ridò. Prendi la mia vita nelle tue mani e se vuoi, cambia la mia storia. Ti do un voto di fiducia. E se tu vuoi dare un voto di fiducia oggi a Gesù, senza pensare troppo, corri qua davanti e vieni a fare una semplicissima preghiera insieme a noi. Semplicissima, invitando e permettendo a Gesù di cambiare la nostra storia. Amen. Corri. Non pensare a chi ti guarda. Noi ci presenteremo sempre soli davanti a Dio. È così. Io so che c'è altra gente. Corri. È un momento così importante. Semplice, ma molto importante. Chiudiamo i nostri occhi insieme. E facciamo tutti insieme questa preghiera, se volete, nei vostri cuori. Signore Gesù, io ti chiedo perdono per il mio peccato e ti invito oggi a entrare nella mia storia. Forse non so tanto di te, ma io ti invito oggi a entrare nella mia vita e a darmi quella vita abbondante che tu hai promesso. Io scelgo oggi di credere che 2000 anni fa su una croce sei morto per me, hai preso su di te tutto il mio peccato, le mie angosce, e le hai inchiodate su una croce. L'unica cosa che ho è la mia vita, che veramente mi appartiene. Io oggi te la consegno e ti chiedo di guidarla, ti chiedo di parlarmi, ti chiedo di avere cura di me, di cambiare la mia storia e di riempire quel vuoto che solo tu puoi riempire. Io mi abbandono oggi nelle tue mani, Dio, e ti permetto di cambiare la mia vita, la mia storia, e di fare di me quella persona che voglio essere e che non sempre riesco ad essere. Io oggi sono qua davanti a te. Nessuno conosce il mio cuore, nessuno sa quello che c'è dentro, ma tu lo sai. E io chiedo a te, non chiedo a un uomo, non chiedo a una persona, chiedo a te, Dio. Cambia la storia della mia vita. Rompi quelle cose che distruggono la mia storia, quelle relazioni sbagliate. Io ti chiedo, aiutami. Questa oggi è la mia preghiera, nel nome di Gesù. Pregate per loro, voi che siete là vicino a loro. Nessuno è come te.
nostro innanzi a te. Io mi prostro innanzi a te. Tutto ciò che sei. In cui fu tradito, Gesù ha preso il pane, ha reso grazie e ha detto: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E nello stesso modo ha preso il calice e ha detto: questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, dato per voi per la remissione dei peccati. Interessante, perché per gli ebrei un patto era mischiare due sangue. Quindi loro tagliavano i polsi, mettevano il sangue in questo calice, lo mischiavano e lo bevevano per dire: tu appartieni a me e io appartengo a te. O piuttosto mischiavano così. E Gesù ha usato questa simbologia: questo è il calice del patto, della nuova ed eterna alleanza. Che vuol dire? Io muoio sulla croce la tua morte perché tu viva qua la mia vita. Tu appartieni a me e io appartengo a te. Io sono il tuo Dio e tu sei il mio figlio. Per questo, se tu hai fatto già una scelta di seguire Gesù, se sei stato battezzato da adulto, la Bibbia dice:
fate discepoli battezzandoli. Sapete che noi non battezziamo i bambini, li consacriamo al Signore, ma sei tu che devi decidere quello che farai della tua vita. E se tu hai già preso questa decisione di fare un patto con Lui, io sono tuo e tu sei mio, oggi prendi del pane e del vino, che sono simboli di ciò che Gesù ha fatto per noi. Non crediamo che si trasformerà nel corpo di Gesù o nel suo sangue, crediamo che sia un simbolo molto importante. Gesù ha detto la porta e non si è trasformata in una porta, ha detto che è la via, che è l'acqua. Però prendendo di questo pane e di questo vino, succo d'uva, noi stiamo dicendo: io sono tuo da oggi e tu sei mio. E se tu hai già fatto questa decisione, prendi del pane e del vino, perché Lui ha detto: fate questo in memoria di me, ricordatevi ogni giorno che io ho dato la mia vita per voi, perché possiate vivere la mia in abbondanza su questa terra, anche in mezzo alle tribolazioni. Per questo alza la tua mano se tu vuoi prendere del pane e del vino. Prendilo adorando il Signore. Prendilo dicendo: sì, io ho scelto di essere di Dio. E digli: nessuno è come te. Abbraccia la persona che è vicino a te, prendila per mano, prega, stai da solo. Ma prima che andiamo a casa, ricordati, Lui ha detto: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te. E questo è il calice di questo patto. Io sarò tuo, muoio al tuo posto, perché tu possa avere il diritto di vivere una vita senza peccato su questa terra, senza il peso del peccato. Gesù ha annullato il peso del peccato su di noi, non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. E digli grazie. So che i tuoi occhi sono attenti. Amen.
tu vorrai. La presenza di Dio è meravigliosa. È bello stare con Lui. È bello averti qua con noi. Lui non mancherà. La tua vita e i tuoi affari nelle mani di Dio, perché Lui cambia la tua storia. Alleluia, che Dio continua a benedirvi. Oggi alle 4 siamo qua con i giovani, alle 4 il gospel dei giovani. Buona domenica. Dio è buono. Amen. Alleluia! Grazie! Grazie a Dio! Grazie a voi, grazie di cuore.